Ciao a tutti. Allora, dopo una brutta flappa su un par 3 dalla partenza, mi sono arrivato qui a 50 metri dopo la partenza e c'ho un colpo di circa 90 metri in salita. Così parliamo del colpo in salita. Qui c'ho un green molto alzato rispetto a dove sto io e protetto, la bandiera protetto da un bunker sulla destra che è molto profondo. Allora, come strategia sicuramente non voglio finire lì dentro. Mio obiettivo è chiudere se riesco in 4 colpi. Sono qui in uno, secondo colpo in green o vicino al green, 2 putt o approach putt, ok? Allora, importante, non vado in cerca dei guai. Allora, strategia fondamentale. In salita, qui c'è una salita abbastanza importante. Molto importante che io riesco a mettere le spalle parallele al terreno, creando lo stesso angolo. Allora, se mi metto in questa posizione, se mi metto qui, se vedi che qui le spalle, il mio peso è andato un po' più a destra, leggermente, non deve essere troppo, solo un po'. Seconda cosa che è molto importante, scelta del bastone. Quando andiamo in salita, è importante che scelgo un ferro o 2 ferri in più. Uno mi permette di suonare più col ritmo, ma 2 in salita, il bastone diventa più inclinato, ok? Vuol dire giunge loft sul bastone. La palla va su e fa meno distanza. Allora, se io in genere con un colpo di 90 metri io tiro un 52, qui magari tiro il pitch o addirittura il 9, ok? Così mi togli quel fatto di forzare il colpo e swingare un po' più col ritmo. Allora, la tecnica, come detto, peso leggermente a destra, non troppo, piedi più uniti, perché io devo spostare il mio peso, io devo andare in salita, allora non voglio allargare troppo i piedi. Perché io devo spostare questo osso qui, il mio bacino, che è l'osso più grande, più pesante del corpo, c'è la forza di gravità che mi porta indietro e se io tengo i piedi uniti riesco a muovermi, spostare il peso, muovermi girando l'anca più facilmente. Altrimenti se sto qui è una fatica arrivare, non riesco. Allora un trucco semplice, piedi un po' più uniti e se vedi subito riesco a girarmi. La palla lo tengo un frazione a sinistra di centro, in pugno normale, sento un bel equilibrio all'inizio, niente di particolare, non devo stare troppo adesso, solo un frazione. Il mio movimento deve essere una cosa fluido, completo, spazzolando l'erba al punto giusto. È un punto di riferimento sempre per me, se sto swingando bene o ho calibrato il mio corpo in posizione giusto. Perché se tocco prima o non tocco per niente, non ho trovato le misure giuste. E non solo quello, spazzolando così e prendendo il punto giusto mi aiuta a capire se sto girando bene. Ripeto, se non giro, zappo, ok? Piedi più uniti, miro. Allora, la mira qui è fondamentale, perché come detto prima, in salita la palla curva a sinistra, ma la bandiera sta sulla destra indietro il bunker. Allora, a questo punto qui, io non miro in bandiera col rischio che faccio una flap e finisco in bunker. Allora, miro un po' a sinistra del bunker. Se il mio palo curva, finisco sulla parte sinistra del green e così c'ho magari un putt lungo. Al peggio c'ho un approccio, ok? Allora, adesso facciamo passare il nostro green keeper un attimino, che lui sta facendo un ottimo lavoro tagliando l'erba. A questo punto qui mi metto in posizione. Mi trovo l'assetto giusto, palla un po' a sinistra, piedi un po' più uniti, peso in frazione a destra, faccio un swing ritmato, giro, completo il movimento con mia rotazione del bacino, fondamentale spostamento del peso. Miro a bordo a sinistra del bunker, mi metto in posizione, cerchiamo di non ammazzare il green keeper, speriamo bene. Allora, questo colpo mi è andato veramente bene perché è partito a sinistra del bunker, non è curvato come pensavo, è rimasto dritto, ho finito in green, c'ho un putt sicuramente intorno a 6-7 metri che lì riesco a fare 2 putt, chiudo in 3 colpi da qui, con la flap della partenza fa 4, io sono contento, io best.